Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un'ampia depressione atlantica nel nord Europa, alimentata anche da area artica, proverà a gettarsi nel Mediterraneo centrale, ritrovandosi bloccata in mezzo a due potenti anticicloni dinamici, uno in Atlantico e l'altro sull'est del continente. Sarà quindi costretta a stazionare sull'ovest del continente, riuscendo a lambire solo il nord-ovest. L'affondo depressionario richiamerà aria umida e instabile nel Mediterraneo occidentale, con conseguente maltempo nelle regioni tirreniche. Il sud Italia sarà anch'esso interessato da correnti umide ed instabili a causa di una bassa pressione nordafricana con piogge e rovesci, ma in contesto abbastanza mite. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 19 novembre. Giornata nuvolosa su tutta la regione, con nuvolosità più compatta su Salento e aree ioniche con annesse precipitazioni anche a carattere temporalesco. Sul resto delle regioni fenomeni più deboli alternati a temporanee schiarite. Le temperature risulteranno in aumento soprattutto nei valori minimi, massime stazionarie o un lieve aumento, che non supereranno la soglia di 19-20 gradi, a causa dei venti di scirocco che risulteranno tesi specialmente sul versante ionico. Mari mossi o molto mossi nello Ionio e Canal d'Otranto. Oggi, per la consueta rubrica La foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Simone per la spettacolare foto del tramonto fotografato a Torre Lapello, provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.